Ciao ragazzi di Mio Italia, sono Ale8530 e sono qua oggi per mostrarvi lo Xiaomi Mi 6. Questo nuovo dispositivo di casa Xiaomi monta l'ultimo CPU di Snapdragon 835 di casa Qualcomm, ha una GPU 540 Adreno, monta una doppia fotocamera, come potete ben vedere, con doppio flash LED, e ha praticamente il sensore di infrarossi con la fotocamera frontale, che abbiamo il LED di notifica che è soltanto bianco, quindi non è RGB, e abbiamo una Type-C, che è questa qua sotto. Cosa che manca e che perde rispetto ai precedenti dispositivi è il connettore per le cuffie, che praticamente in questo qua abbiamo un adattatore per farlo utilizzare, e quello che a me è piaciuto tanto di questo dispositivo è la sua costruzione. Ha una costruzione ben riuscita, a me piace molto perché è un dispositivo molto massiccio, quindi dà l'idea di un terminale ben costruito. L'unica cosa che però purtroppo lo rende un pochettino più pesante, quindi io se volete un terminale un po' maneggevole, questo a lungo andare sulla mano si fa sentire, ma dopo un bel po', non immediato. Il terminale ha una ottima unità display, rispetto a tanti altri dispositivi, forse il Mi 5 era leggermente superiore, ma comunque parliamo di poco, ma io la cosa che ho notato non è tanto che è differente la qualità, ma è una gestione del sensore di luminosità differente. Questo qua la gestisce in maniera molto ottimale, infatti ho notato che quando siamo sotto la luce del sole si vede benissimo, cioè immediatamente risponde e subito vediamo bene, no? Con queste giornate di sole ho notato praticamente la differenza. Il terminale monta una doppia fotocamera che permette di effettuare diciamo delle macro migliori, perché alla fine la doppia fotocamera a livello di utilizzo serve soprattutto a quello, per dare degli effetti sfondi, fare praticamente macro migliori, ma non è che va a migliorare la qualità fotografica. La qualità fotografica siamo ai livelli del Mi 5, quindi è molto buona, però l'algoritmo di Xiaomi non è che sia proprio perfetto, quindi come sappiamo fa buone foto ma non è a livelli di top gamma attuali. E il terminale è un terminale che monta 6 GB di RAM, ha una 3350 mAh di batteria ed è un dispositivo che è resistente agli spruzzi, quindi in caso di eventuale qualche schizzo d'acqua praticamente non ci saranno problemi. Certo, ovviamente se viene immerso nell'acqua purtroppo potrebbe rovinarsi perché non è certificato. A me questo dispositivo è piaciuto molto perché è un terminale molto fluido, potete ben vedere non ha veramente problemi. Le prime recensioni che sono state fatte, io ho notato che aveva un po' di incertezza, ma quelle erano le prime ROM. Come tutti i Xiaomi, basta aspettare quei 15 giorni e già al terminale, massimo 3 settimane, raggiunge qualità ottimali. Consuma veramente poco, e infatti io riesco a fare tranquillamente 4-5 ore di display, cosa che con Mi 5 per me era un miraggio. Infatti io spesso ho visto 5 ore di display, ma non per me, secondo me non, perché comunque venivano modificate alcune cose, cosa che io lascio sempre tutto stock, non faccio mai modifiche particolari, non metto addirittura neanche i root, proprio perché a me piace utilizzarli come sono. I root tanto alla fine servono per fare qualche modifica, cosa che a me personalmente non serve. Dispositivo rispetto a tanti altri Xiaomi è vero che non ha la 800 MHz LTE, però comunque rende molto bene. Infatti io in punti dove il Mi 5 faceva fatica, e anche lui non ha 800 MHz, questo prende, quindi devo dire che è una buona ricezione. È un dispositivo che monta un sistema di cassa doppia, una dalla parte sotto e l'altro praticamente è l'altoparlantino, quindi quando praticamente si utilizza in questa maniera abbiamo l'audio che esce da qui e
l'audio che esce da qua sopra, quindi l'audio è molto buono, è pulito come diciamo come tutti i Xiaomi, però non è che avere la doppia cassa vuol dire che il terminale è più potente, no, è soltanto una distribuzione del suono migliore, che è un po' come sui Mi Pad. Praticamente i Mi Pad, se uno li prende in mano, si vede la differenza perché hanno una doppia cassa e quindi si sente bene. Invece in questo caso hanno distribuito a destra e a sinistra, è stata una buona scelta utilizzare questo senza andare a fare altri buchi qua in laterale perché ci hanno messo altri sensori, quindi brava Xiaomi ad aver implementato questa cosa perché comunque dà una doppia cassa, cosa che è sempre mancata. E che altro dire? Il dispositivo è uno dei primi che si parte da una base con 64 di GB di memoria interna e 6 GB di memoria RAM. Questo fa sì che la MIUI gira sempre benissimo e non ha mai incertezza ed è la prima volta che devo dire che è una ROM che va alla velocità della stock. Perché i 6 GB di RAM non è tanto per quanto riguarda l'utilizzo di avere 2000 applicazioni, in questo caso io non parlo di utilizzare 2000 applicazioni, perché alla fine tanta RAM serve soprattutto a quello, ma che però ovviamente non avendo una restrizione del multitasking, perché comunque ha molta RAM disponibile. Quindi la MIUI è molto fluida, molto piacevole nell'utilizzo. Quindi vedete, ha tutte le animazioni veramente ben fatte. Sarà anche il processore, ma io il processore devo dire che consuma poco, è vero che è 10 nanometri, ma comunque come potenza siamo ai livelli del Mi 5, cioè è poco più potente. Io ho fatto alcuni test e abbiamo all'incirca 30.000 in più, cioè non è che ci sta un abisso tra il Mi 5 e il Mi 6, considerando che abbiamo due generazioni diverse, perché il Mi 5 monta uno Snapdragon 820, dopo quello è uscito l'821 e poi è uscito questo, quindi praticamente è potente, però questo ha minor consumi, diciamo così, è un maggior utilizzo delle risorse migliori, questo è quello che lo rende speciale. Quindi, se dovessi fare un eventuale cambio perché provengo da un Mi 5 e devo fare un investimento di soldi, non lo farei mai. Però, se avessi un altro terminale, che per esempio un 5.5, vorrei avere un terminale un po' più stretto, vorrei avere un terminale che dura di più di batteria, una buona ricezione, una buona costruzione, questo le ha tutte. Peccato solo che non ha le 800 MHz, perché alla fine se avesse anche quello sarebbe proprio perfetto, perché questo monta tutte le ultime novità tecnologiche, che è quindi le fotocamere, la batteria, addirittura Bluetooth 5.0 che non lo hanno tutti, ha l'NFC, ha gli infrarossi, è praticamente pieno di sensori. Quindi se Xiaomi si decide a venderlo anche in India, perché come sapete gli Xiaomi che hanno 800 MHz sono tutti i dispositivi che vengono venduti in India, probabilmente sarebbe il terminale perfetto. Io lo adoro tanto, mi è piaciuto fin da subito, quindi io se posso consigliarvi ve lo consiglio tutto. Non ho voluto fare un focus sulle funzioni perché tanto ci stanno penso 40 recensioni che parlano delle specifiche tecniche, sarebbe una recensione monotona. L'unica cosa che posso dire è che il dispositivo tra il Mi 5 e il Mi 6 non vale la pena, mentre tra un Mi 4 e altri dispositivi io ci farò un pensierino perché è veramente valido. Non credete a tutte le cose che dicono, che è lento, che non apre bene le applicazioni, che fa brutte foto, che il display non è all'altezza, lasciate perdere, perché è tutto il contrario. Io ho utilizzato e tuttora ho vari dispositivi Xiaomi, vabbè, per test, per sviluppo, io comunque ne ho provati tanti, dal Mi 4, Mi 4C, Mi 4i, Redmi Note 3, MTK, Mi 5, li ho tutti, cioè li ho provati proprio tutti. E questo qua veramente posso definirlo il cellulare perfetto, perfetto per quanto riguarda la MIUI, perché
perché la rende fluida, veloce, stabile, perfetta, non ha mai in puntamento tutto ciò che vogliono gli utenti. Quindi l'utente alla fine interessa questo e che lo porti a fine giornata. Poi per il resto ha 6 fotocamere, 18 GB di RAM, non serve a niente. Fatevi, se volete spendere soldi per avere un terminale bello, ben fatto, fatevi questo. Spero che vi sia piaciuta la mia recensione, ho voluto soltanto illustrarvi quello che volevo, ma perché ho un'esperienza pluriennale su questi dispositivi. Ricordo che molti che fanno le recensioni non ci capiscono nulla di Xiaomi o comunque non lo utilizzano, quindi spesso vedo molti strafalcioni su tante cose. Invece io quello che voglio dirvi è che adesso che con questo terminale è arrivata anche la Global, io la propongo a tutti gli utenti perché oltre ad avere poi gli OTA e tutto quanto lo rendono un dispositivo perfetto, quindi mi raccomando fateci un pensiero. Quello che voglio dirvi è che comunque vale veramente la pena. Un saluto dal vostro Ale8530.